Signore e signori, buonasera. L'Associazione Culturale Gioventù Capitina vi augura una buona serata. Grazie per essere qui presenti. Matti. Curiamoci, insultiamo, da nevrosi siamo afflitti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inabitati dai trascorsi assai sospetti. Siete tutti matti, fuori di misura, ma senza queste braccia che per voi sarebbe dura. Fragili e diretti, bugiardi trasformisti, nella vostra trappola ci siamo caduti tutti. Sono tutti matti. Prima edizione di Ciao Darwin Capitino, questa sera una sfida esistenziale, da una parte gli uomini capitanato dal signor Giacomo, affascinante Mancuso Fuoco, parente nostro, buonasera a tutti, e dall'altra parte dalle donne un grande applauso anche alle donne. Capitanata dalla luccicante argentata, la zia Maria, buonasera, buonasera. Ora diamo inizio a questo spettacolo. Lei per quale motivo, secondo lei, le donne sono migliori degli uomini? No, non faccia Iabbo, per favore. Iabbo, sì. Insomma. Perché sono migliore. Lo mette in bocca. Sì. Sono emozionata. Sì. Un applauso ci vuole. Sì. Allora, baciamo. Baciamo le mani. Allora, perché sono migliore? Ma per tante cose le donne. Ma quale motivo? Vediamo. Primo, ci differiamo dagli uomini perché procreiamo. No, è differente perché non avete la cosa. Ma perché vi piace c'è neanche l'anno che conchiudono? E come sono la vittoria? E come sono la vittoria? Parla con lei! No, l'ho capito, quella cosa che non funziona bene comunque. Quella affare io, se no va pigliato qualcosa e ha visto funzionare, giusto? Dico, ma asamente. Tu già uso Viagra? No, già è mia. Se no, accordo. Ma visto cose per dire. Ma i monuoso, perché i film ne sapete essere miei? Dai, forza. Perché sono migliore. I film ne pigliamo proprio le mascole, niente da fare. Dopo tu ogni ragione. Dopo tu ogni pienamente ragione. Quanto odi pigliamo popolo senza che si sentano? No, non accorgiamo proprio. E allora? Allora quindi siete miei. Allora, ma scusa, Maria. E poi perché siamo migliori? La prima cosa essenziale che è chi dà parte che è la natura, perché procreiamo. Sì, abbiamo bisogno di piace, attenzione, ma piace due mensure e prima c'è nove mesi e ce l'ho chi fuori. È giusto! Oddio, magari i mascoli potessero fare i film su si operano e cangiano sesso. Ora, magari va dubbi. Ora con le tecnologie, magari i mascoli non devono fare i film. Cangiate sesso, tranquillo. Sei tranquillo. Poi ce n'abbiamo qualità. Oggi. Oggi, no. Ancora? Sì, altre basta, qualità. Ma se no si offendono. Vabbè, ora vediamo dal protocollo. Fra di tutte, una sua qualità importante è questa. Allora, ai tempi miei, 27 anni fa, quando una si maritava, mettia gonnellini ai mascoli, che lo scozzese. No, ma ora... no, ma che è tempo mio? Beh, ora cangiare, perché apposta, Maria? È tempo mio, ma moglie, ma mi sono una cosa... No, io, ad esempio, ho mio marito, ci mi sa gonnellina scozzese. Lo so, l'abbiamo... Neanche quando non animo, non animo... Menci ora, se mettono queste! Sì? Manco un gradisco, manco. Però, cara mia, quando se levano i gradisti... Cantiamo! Chi sta puoi mettere da lato, figlia? Ma
cucina. Per chi se l'ha avuta marito non l'hanno tutti i mascoli. Aspetta, perciò, aspetta. Signor Bononi, signor Bononi. Aspetta, ora c'è un vierno per questo lato. Allora, c'è un vierno. Nella massa ci sono chi deve l'anno, chi deve non l'anno. Se hai ragione, però piglia buono per tia, perché per l'altro mascolo non ci pensare. Ma io, mio marito, ci pensa a bolla già. Dobbiamo cantare. E canta. Ehi, maschi, maschi. Lo facciamo dopo. Ah, no, 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 no. No, gioia mia, dopo tutto questo odio delle donne verso gli uomini, ora andiamo agli uomini e presentiamo qui il signor Giacomo Mancuso Fuoco. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. E allora lei perché con fronte alle donne si sente più, capito? Io non ho niente da dire tanto di più di quello che ha detto lei, però dico una sola cosa, gli uomini sono nati prima delle donne, il buon Dio ha creato gli uomini prima delle e donne. E la gallina e l'uomo come siamo nati? E poi dopo tempo ha fatto la donna per farci una compagna, ne poteva fare due meno. No. Ha visto che ho accumulato stesso. Vabbè, che tempo che camminano. Ha visto che ho accumulato stesso. Ho stesso accumulato, però... La voglia. Ma certo, però i figli come facevano? E poi parlano, vogliono parlare, gli hanno i capelli lunghi e i sentimenti corti. Allora, sì. Per quanto riguarda le piglia che pigliavano, ne poteva fare dal meno, perché come si sa la piglia ne sciora, ma c'erano stati i capezzoni e hanno tenuto sempre i capezzoni dei film. Sempre, sì. Ora. La posso dire una cosa che è fuori luogo? Però un signore visto giusto, visto che l'uomo era un coglione, dice allora ci vedi i miei figli. Veramente, tu chi se non l'hai vista ma manco nominare perché non li porti. Dal latino cugliuna. Tu non cugliuna. Li porti, perciò non parlare assai, che chi se tu non l'hai. Si di Brieste va bene, ma non l'hai tu. Perciò non vuole per me. Salvo il dibattito dopo. Sì. Se no non hanno di cosa parlare poi. Sì, scusate. Sì, con paura hai. Comunque, sì. Allora, comunque, ora tocca a voi cantare. Certo, canteremo una qualche canzone. Riprendiamo le file della serata, poiché è il momento di ascoltare e dare corpo alle ragioni delle due categorie. A cominciare dalla categoria delle donne, dalla signora Maria Prinzo. Lei ha sempre voce contro gli uomini. Parla. E cadere? Non lo so. No, non lo so neanche io cosa c'è da dire. Ma... Questo è il dibattito, vero? È un dibattito, capito? Voi vi dovete bisticciare. Comunque... Capito? No, a cuore. Comunque così, mettemela d'accordo e basta. Ecco, fice. Come dice? Ecco. Come a dire? Non hai cosa dire, manco io saccio ciò che a dire. Cominciato. Ma tu mi addurtare. La secchiera su mocono frontale. Che ci facciamo? Allora, tornando in arriere. Quando siete? Mi scordai una cosa. La seggia c'è per mia. Riavoce mascolo, siete mammone. Cava, ma perché a te ti viene piccava in alata mamma, com'è? No, io che d'arto facciale mi pigliava. Non capisco io perché. Che d'arto facciale mi pigliava. Ah, sì? Sì. Come venire a Nicola. Ora capisco. Oh, ad esempio, quando avete la freve, magari che accenta sì, stai a morire, stai a morire, non ci arrivo. Ma dopo forse hai un po' di ragione. Ah. Perché sopportate di più il dolore. Però quando mi viene qualcosa via, cadete fritte precisi. Ne altro ci vediamo che assai, no, cadiamo fritte. Vero, in tuo pane. Travagliate assai in tuo pane. No, per mangiare vino. Che non lo mangiamo? E se non vuole come portasse munito manco l'auso. Ma andate a fare allora? Vado a mettere sopra la cantarata. Prego madre natura, ecco. gira la palla. E così a sorteggio esce qualcun altro per far parlare sia dalla parte degli uomini che delle donne. All'interno. Ah, dai, sì, sì. Numero 10 femminile. Va, c'è. 10. Inizia novembre. Mi.
parli contro quest'uomo. Vabbè, bravissimo, certo, complimenti. Guarda, guarda come guardano, hai visto? Vabbè, già, quando vedono una cosa è andata senza l'altra. Di no, di noi, voi non siete niente, niente, nulla. Capisco? No, Gino De Ferria sempre casi, perciò. Ma capisco ciò che devo dire. Numero 7 meglio. Forza. Iraci Giacomo. A corrente la tia Italia pure. Noi senza di voi forse non sapevamo niente, però voi non sapete fare niente senza di noi. No! E poi non siete complete. 12 femminile. Calandra Maria. Zia Marè, non ti affrontare, zia Marè. Parli, parli. E che io mi vergognate con gli anni che piglio l'ova. Vai. Non sanno manco che dire, non sanno che dire. Marè, non parlare con Gemia, va bene. No? Ma mamma, non è mamma adesso. Come se lo fa? Non lo so, secondo me... Ma non tagliare a me, tagliare no, no. Vabbè, rivolta a te soprattutto. Anzi no, no, a te. Che dietro, secondo me, dietro un grande uomo c'è sempre solo una grande donna. Ma quando mai, quando mai? Non è vero, sì. Non è vero, questo è solo un detto. Ma quale cosa? Questa è una cosa antica che dice... E poi la donna dice... da sola ce la fa, l'uomo ma quando no. Mai? No. Uno su mille ce la fa. Uno su mille ce la fa. Ah, che voglio. Capiste? 12 maschile, Fazio Salvatore. Bravo! Bravo! Volevo dire solo una cosa. Voi siete importanti per noi, però siete sempre una razza inferiore. Sempre! Sempre! Uomini! L'inferiorità della vita vi ha nella testa. Siete inferiori, punto. Brutte, la porta è serrata e correte. Femminile Cettina Pappalardo, Madonna mia, questi banca sta perché? Forza Cettina, fatto su Maria Salvatore, oh, noi mia. Non ti rispondiamo perché siamo superiori a voi. Cosa? Hai sentito bene. Voi non rispondete perché non avete nient'altro da dirci, capito? Ma di che cosa? Solo questo. Ma di che cosa? Non potete rispondere. Di che cosa? Voi non potete rispondere. Ma di che cosa? Quando venite a casa detto una cosa, trovate tutto sistemato. No, e stavo dicendo... Primo io, per dire che venite in casa, ma lei che tu da parlare. Che tu sta parlare. Bravo. Parla, parla, parla. Come non sei parlato? Ora, che perché non te la sierra davanti a mogliere la usa? Ma la mogliere a ruota in già. Ma sarà io davanti a mia. No, e allora tu te la sierra davanti a mogliere. Io sono venuto nella scarpuzza, capite? A casa di te. E io così ci sono visite. Vale. E io con ciumura ci visite. Allora... Dico, pur di dare voce dico, a sto dibattito, parliamo un po' di uno spaccato di vita quotidiana. Dico. L'uomo rispetto alla donna è superiore a livello intellettuale. Perché? Ora mi spiego, ora mi spiego, ora mi spiego. L'intelligenza di un scecco. L'intelligenza di un scecco, va bene. Almeno noi quella ce l'abbiamo. E ora ti spiego il perché. Ora ti spiego. La donna non fa altro che appena il proprio compagno esce dalla doccia, subito dietro la porta, ha l'acqua in terra. Voi sapete solo il nagare e basta. Aspetta. Non siete nemmeno bravi aspetta. A fare la doccia. Aspetta un attimo. L'uomo... subito la donna, appena l'uomo esce dal bagno, subito entra in bagno, moce a pulire l'acqua, dico perché c'è casino. L'uomo applica la scienza, una regola basilare, dico. Esce dal bagno. Nel tragitto dalla doccia all'accappatoio apre la finestra, entra una sostanza, no? Si chiama aria, no? Chiama le goccioline a terra e ci dice fuori, via, uscite. E si chiama, ed è facile, si chiama evaporazione.
me. È facilissima. E non ti parlo per fare la pipì. Si deve fare il lavandino. E poi chi ti dice non che la tazza deve essere alzata? Chi ti dice che la tazza deve essere sempre passata? O perlomeno deve avere 40 centimetri che arriva sotto quando non si pulizia il gabinetto. Dopo solo con le donne. Quindi, capito? Già tutto un sistema, hanno ragione gli uomini. Stai dicendo muta, va che allordiamo l'acqua. Ora diamo la parola ai capitani di ogni squadra. Dai Maria, sfogati. Ma sfogare, basta. Felice più. Vedo un gabinetto tutto a posto. Gabinetto che a dire quando una... Non pigliami a trovare a caricare. E perché te devi dire? Ringrazia Dio che te la stiamo usando, grazie a Dio in terra. Allora.